Ultimissime Grande Fratello VIP, la svolta per Cecilia e Ignazio, ecco cosa è successo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano avere le idee molto chiare sul loro futuro da trascorrere insieme dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP 2017. Terminata l'avventura all'interno della casa più spiata d'Italia, ecco che la coppia ha ripreso in mano la loro vita di tutti i giorni e soprattutto hanno cominciato a vivere la loro storia d'amore lontani dai riflettori mediatici e dai giudizi del pubblico. Una storia d'amore che sembra promettere molto bene, visto che entrambi si dicono innamoratissimi l'uno dell'altro e in questi giorni sono diventati a dir poco inseparabili. GFB, grandi novità per Cecilia e Ignazio, le ultimissime news su Grande Fratello VIP 2017 rivelano che Cecilia e Ignazio si divertono a postare foto e video insieme su Instagram. Il primo scatto venne postato da Moser subito dopo la sua eliminazione dalla casa più spiata d'Italia, una foto molto eloquente dove lo vedevamo sotto le lenzuola in compagnia della sua amata Cecilia dopo la prima notte d'amore che i due avevano trascorso insieme. Una foto che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social, dove sono ancora in tanti coloro che puntano il dito contro Cecilia Rodriguez e la sua scelta di lasciare in diretta TV Francesco Monte dopo ben 4 anni e mezzo di fidanzamento. Eppure Cecilia sembra infischiarsene delle critiche e va avanti per la sua strada, consapevole che la scelta che ha fatto è quella giusta. Sì, perché la bella Cecilia in diverse interviste, tra cui quella di oggi pomeriggio a Verissimo, ha ribadito che in queste settimane all'interno della casa del GFB 2017 è ricapito che l'amore con Francesco Monte è giunto al capolinea, e che non provava più alcun tipo di sentimento nei suoi confronti. E così la Rodriguez ha deciso di chiudere questo capitolo della sua vita e di andare avanti definitivamente. Il papà di Ignazio Moser contro la storia d'amore con Cecilia, le gossip news di oggi su GFB 2017 rivelano che ci sarebbe stata anche la presentazione ufficiale di Cecilia in casa Moser, a confermarlo una serie di foto che abbiamo visto in queste ore sui social, dove vediamo che Cecilia e Ignazio si trovano a Trento, città natale del ciclista, dove quasi sicuramente c'è stata la presentazione ufficiale con mamma e papà. Una presentazione temuta da Cecilia dopo che il padre di Ignazio in queste settimane ha rilasciato delle interviste in cui diceva di non essere molto contento di quello che aveva visto in TV.